Susanna. Sì, ciao. Ciao. Ciao a tutti. Gestore del Melarino, gestore del teatro Tiro Innanzi. Oggi siamo qui, conferenza stampa, una nuova ripartenza, una stagione, abbiamo visto che ce n'è per tutti i gusti. Sì. Te la racconti? Sì, beh, allora, la stagione è nata con una grande passione, nel senso che quando il 22 febbraio, non cito neanche l'anno per lasciarcelo indietro, ci hanno detto che dovevamo chiudere, e questo è andato avanti per quasi 2 anni, noi non ci siamo persi d'animo, abbiamo detto niente depressione, niente brutte cose, noi lavoriamo, pensiamo alla nuova stagione. Questo perché? Perché chi gestisce un teatro deve comunque scegliere e acquistare gli spettacoli un anno prima che gli stessi vengano programmati. Quindi abbiamo avuto tanto tempo per ragionare e dare una stagione che vada bene per tutti. Le persone di Legnano, e non solo Legnano, ci hanno stupito, perché invece di chiamarci e dire ma io i biglietti voglio i soldi, ci chiamavano e ci dicevano dovete resistere, noi vi aspettiamo, noi teniamo i biglietti. Noi ovviamente non potevamo riproporre certi spettacoli al 50% della capienza, nemmeno all'80%, perché magari uno spettacolo che noi abbiamo pagato 12.000 euro col 50% della capienza voleva dire fallire immediatamente. Quindi ora che finalmente c'è il 100% e il Green Pass che dà più sicurezza alle persone, iniziamo a vedere queste persone che tornano. Quindi la stagione piace, avrete poi il modo voi di settimana dopo settimana spiegare quello che c'è. Iniziamo alla grande con Eros Pagni, che è un numero uno del grande teatro italiano. Hanno appena smontato al piccolo teatro di Milano e vengono da noi a Legnano. Quindi c'è Nini Bruschetta, c'è la Milena Jukovic, c'è anche il teatro bello, leggero, quello che la gente ora vuole, perché vuole divertirsi. Quindi abbiamo la Katia Follesa, abbiamo Iacchetti, ma abbiamo soprattutto Marco Cavallaro, che a voi magari non dice ancora molto, ma dopo aver visto la sua commedia, che si chiama Dez Amore, le persone vengono da me in altri teatri, che non c'è, dico dov'è che lo fanno la settimana prossima, perché io lo voglio rivedere, mi sono troppo divertita. Quindi Dez Amore per me è fondamentale. Questo è la notte dell'innominato. Scusa se ti ho trascurato un po', ma guardavo Abbiamo detto che il teatro, almeno l'assessore Scheriani ha detto che il teatro fa luce sulla città, e quindi non solo divertimento, ma l'emozione che dà il teatro. Beh, l'emozione, guarda, io sono la prima a confessare che spesso vedo le persone in sala che gli scende la lacrima dalla gioia. Soprattutto quando c'è, ad esempio, non so, l'opera o l'operetta, noi avremo ancora qui Elena D'Angelo, a cui insomma io sono molto legata, essendo anche... Io sono nata dalla musica, perché a parte lo zio tenore ho fatto gavetta nelle case discografiche e poi sono arrivata comunque a alti livelli di una multinazionale, per cui per me la musica è fondamentale. E le persone con la musica proprio si emozionano, ma anche con le belle commedie, con quelle classiche, così come quelle. E poi la domenica pomeriggio voi dovete vedere i bambini con i family show, quelli che noi proponiamo. Avremo Cenerentola, La Bella Addormentata, Rapunzel e uno speciale Natale con gli elfi, che sveleranno dei piccoli segreti sulla fabbrica dei giocattoli. Bellissimo, un successo. Speriamo. La sicurezza del teatro, questo è importante. Sì, guarda, qui sono super coccolati, perché il teatro viene sanificato da un'impresa certificata prima e dopo ogni evento. Abbiamo un protocollo sanitario che prevede il tracciamento dati per tutti. Allora è chiaro che una persona acquista il biglietto, già noi sappiamo chi è, ma anche gli artisti devono entrare col Green Pass, e quando sono in tanti sul palco, come è successo per esempio con Romeo e Giulietta, devono anche fare il tampone.
nessuno può entrare se non ha il Green Pass, poi noi li coccoliamo, la temperatura al polso, la mascherina va tenuta sempre in sala e devo dire che con tutti gli scongiuri del caso non è mai successo nulla. Io personalmente tengo i dati di tutti i tracciati contact tracing famoso e dopo 14 giorni finalmente se non mi chiama la TS di zona siamo tranquilli. È l'unica notte che dormo. Chiudiamo parlando della notte dell'innominato. Sì. Un piccolo passaggio. Allora è molto emozionante perché è la notte in cui Lucia viene rapita, viene fatta rapire dall'innominato e c'è proprio un lavoro dell'anima, dalla disperazione di Lucia, che si sa è una donna santa, alla, diciamo, lato scuro dell'innominato che pian piano si trasforma fino alla conversione. È uno spettacolo che lascia col fiato appeso dall'inizio alla fine, con la bravura degli attori che ci sono e questa scenografia di questa notte che c'è solo una luce che rappresenta poi la luce divina che pian piano si allarga come un'anima persa che ritrova il cammino verso l'alto. E noi vi auguriamo che anche voi possiate ritrovare il vostro cammino. Grazie.